Ha rimbombato forte il cuore matto della gente che batte per lui, l'eterno ragazzo con il ciuffo che non c'è più, un'icona della musica italiana, un idolo per intere generazioni ormai ingrigite che non lo dimenticano. Per l'ultimo saluto a Little Tony, scomparso lo scorso lunedì dopo una grave malattia, sono arrivati da tutta Italia, in migliaia hanno affollato il santuario del Divino Amore. Una folla inaspettata, tanto che molti hanno dovuto seguire la cerimonia celebrata dal rettore Don Silla su un maxi schermo allestito sul sagrato. Alla Madonna del Divino Amore, Little Tony, al secolo Antonio Ciacci, era un grande devoto. Qui, in questo piccolo angolo di paradiso sulla via Ardeatina, aveva pregato nei momenti più difficili della sua vita. Prima di morire ha espresso un desiderio, quello di avere un mosaico con l'icona della Madonna sulla sua tomba. Commossi i suoi amici di sempre, da Bobby Solo a Pippo Baudo, Mara Venier, Edoardo Vianello, i cugini di campagna, Gianni Morandi e Albano. Un grande professionista, un grande amico, una persona sempre corretta, sempre elegante, anche nei momenti informali lui ci teneva ad essere Little Tony. C'è una folla immensa oggi a salutarlo. Beh, questo lo immaginavo, perché chi lo amava veramente, per cui c'è stata una grande risposta e credo che lui sarà felice. Ci sono mille ricordi. Com'era? Fantastico. Questa folla immensa oggi a salutarlo? È il Divino Amore di tutto il suo pubblico. Lui era devoto alla Madonna? Assolutamente sì. E mi ha invitato molte volte qui a cantare, tante volte. Era molto molto affezionato a questa parrocchia. Siamo coinvolti da questo grande amore della gente nei suoi confronti. Io sapevo che lui era amato, ma non tanto. Veramente è una piacevole sorpresa che aumenta la quantità del dolore. Veniva spessissimo, proprio perché veramente era legato, oltre ad avere una casa qua vicino, ma lui aveva proprio un cuore grande, grande per la Madonna del Divino Amore. Tanto fino alla fine ha chiamato sempre Don Pasquale Silla, perché proprio l'ha anche accompagnato proprio a questo viaggio nel Paradiso.